www.redigio.it e la storia continua. La divisione del tempo e la riforma giuliana. Giulio Cesare, avendo trovato che il computo dell'anno stabilito da Numa Pompilio e seguito fino all'ora dei Romani, aveva prodotto grandissimo disordine. Si accinse alla riforma del calendario con il consiglio dell'astronomo alessandrino Sosigene e l'anno da lui riformato nel 45 a.C. fu stabilito in 365 giorni divisi in 12 mesi, alternativamente di 31 e di 30 giorni, salvo febbraio che ne aveva 29 o 30 nel bisestili. Fu pure stabilito, nella persuasione che l'anno tropico fosse precisamente di 365 giorni e un quarto, e ogni 4 anni si aggiungesse un giorno al mese di febbraio, e precisamente tra il 24 e il 25, laddove nel primitivo calendario di Numa si intercalava in certi anni un intero mese supplementare, detto Marcedonius. E siccome nel calendario romano il 24 febbraio si chiamava Sexto Calendas Marti, il giorno intercalato fu detto Bis Sexto Cal Marti, e l'anno che aveva tale intercalazione fu chiamato bisestile. L'anno doveva cominciare il 1° di gennaio e l'equinozio di primavera fu fissato il 25 marzo. La divisione giuliana in mesi e le intercalazioni quadriennale sono seguite anche oggi da tutte le nazioni cristiane. Anzi, alcune di esse hanno respinto fino i ritocchi che Gregorio XII vi portò nel 1582 e seguono tuttora il calendario giuliano vecchio stile. Bisogna notare però la semplice e comoda distribuzione dei giorni nei vari mesi, escogitata da Cesare. Fu alterato poco dopo la morte di lui per appagare la vanità di Augusto e dare al mese già detto sextili, che aveva 30 giorni, e fu poi detto in onore di lui Augustus, agosto. Tanti giorni quanti a luglio, Iulius, perché è dedicato a Giulio. E fu preso quindi un giorno da febbraio per darlo ad agosto, e affinché 3 mesi di 31 giorni non si trovassero assieme. Settembre e novembre furono ridotti a 30 e 31 furono dati a ottobre e a dicembre. www.redigio.it e la storia continua.